L'Odi liberale dona altri 42 volumi alla Biblioteca Civica Laudense a pochi giorni dal suo anniversario di fondazione. Ed è tempo di bilanci per l'associazione presieduta da Lorenzo Maggi. Com'è andata quest'anno? Ah, quest'anno è andata molto molto bene per vari motivi. Abbiamo avuto una crescita degli associati che sono anche, come dire, un ricambio fisiologico, quindi ci sono nuovi ragazzi e ragazze che si vogliono iscrivere. I nostri relatori che hanno deciso di diventare soci dell'associazione per sostenere il nostro sforzo di divulgazione del pensiero liberale, che ormai facciamo da 9 anni, perché questo inizia quest'anno la decima stagione. Noi siamo nati il 12 settembre 2013 e quindi, come dire, abbiamo già svolto un lavoro molto importante. Oggi è importante perché in occasione del nostro anniversario, appunto il 12 settembre, ogni anno a partire dal 2014, quindi esattamente un anno dopo, veniamo in biblioteca perché ogni evento che organizziamo acquistiamo un libro, una copia aggiuntiva con i soldi dell'associazione, grazie ai soci, perché l'Odi Liberale senza i soci non esisterebbe, non abbiamo soldi pubblici, non abbiamo contributi pubblici per scelta, quindi grazie ai soldi dei soci acquistiamo una copia aggiuntiva dei volumi che presentiamo per poi regalarli alla biblioteca. Crediamo che questo sia fondamentale per arricchire il patrimonio librario in generale della biblioteca e per caratterizzarlo in senso liberale, perché purtroppo l'Odi, ma non solo, classici del pensiero liberale, anche premi Nobel per l'economia, tradotti in italiano di copie esistenti nelle biblioteche non ce ne sono. E quindi questo è un modo per poter fare in modo che un ragazzo, una ragazza, un curioso banalmente, che magari sente per la prima volta nomi di pensatori liberali, vuole capire che testi ci sono in biblioteca e, come io molti anni fa, si avvicina e magari, a differenza mia, questa volta li trova. Siamo arrivati a 187 eventi e quindi sono più o meno 185 perché abbiamo fatto due conferenze senza presentare libri che nel corso degli anni abbiamo regalato alla biblioteca. L'Odi Liberale ormai è una realtà di livello nazionale, questo non è oggettivo da mille punti di vista, siamo riconosciuti dai nostri relatori, dalle altre associazioni in Italia e la nostra costanza che ci permette di affrontare sia classici, il primo e il terzo lunedì del mese, che libri di attualità scritti da contemporanei, il secondo e il quarto, che quando il mese ha 5 lunedì, gli statisti liberali, ci ha ormai caratterizzato nel panorama liberale italiano come una sorta di unicum. Siamo riusciti a ritornare in presenza, anche quest'anno cercheremo di fare il più possibile serate in presenza. Lunedì avremo la prima serata in presenza presentando la storia della Brigata Ebraica, perché crediamo che sia giusto contemperare le due esigenze. Non farli esclusivamente in presenza perché sarebbe limitativo, non ci potremmo banalmente permettere di fare 40 serate pagando la sala a prezzo pieno come facciamo, ma sarebbe anche difficile dal punto di vista organizzativo, piuttosto impegnativo, perché vi assicuro che una serata di Lodi Liberale presuppone uno sforzo di tante persone che voglio ringraziare, perché Lodi Liberale non sono solo io che sono in qualche modo il volto oltre che essere il presidente. Lodi Liberale è il nostro giovane segretario Jacopo Busoni, è Stefano Bosi, è Lisa Kisberger, è Andrea Forte e due nuovi innesti che sono stati presenti oggi alla conferenza stampa che a partire da quest'anno entrano nello staff Gabriele Ruggeri di Lodi e Mirko Ariotti di Crema, a testimonianza del fatto che i ragazzi quando ascoltano, quando avvicinano idee, molto semplicemente, non la politica, forse sì in senso ampio, ma Lodi Liberale è un'associazione culturale, non ha mai invitato parlamentari, non fa politica, non farà politica, non si presenta alle elezioni, ma vuole appunto fornire un'alternativa culturale per chi ama la libertà e diffondere la bellezza, la varietà del pensiero liberale che troppo spesso, lo ripeto sempre, è caricaturizzato, strumentalizzato, spiegato male e soprattutto non conosciuto. Invece è un pensiero ricchissimo, variegato, anche all'interno contrastante, la scuola di Chicago rispetto alla scuola austriaca, i liberali classici, i miniarchici, gli anarcocapitalisti, i libertari, paleolibertari, insomma, è un mondo veramente articolato e bellissimo che ha un'unica caratteristica. Crede nella fondamentale valore della libertà individuale e a partire da questo si declina in varie scuole. Credo che il nostro paese ce ne sia un disperato bisogno.